Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi prime impressioni su Heart Gear, manga shonen di Shueisha, pubblicato sulla rivista digitale Shonen Jump Plus. Sappiamo che è un contenitore dal quale sono uscite tantissime opere interessanti e Planet Manga ci porta finalmente questo manga che è iniziato in realtà nel 2019, ma sta andando un pochino a rilento. Ci sono ancora soltanto 4 volumi in corso. L'autore è Tsuyoshi Takaki, che ho già apprezzato personalmente con Black Torch, l'aveva già portato in Italia Planet Manga, e oggi andiamo a capire un po' com'è questo nuovo manga e intanto andiamo a vedere un attimo questa nuova edizione, vediamo anche magari la variant che Planet Manga ha proposto. Partiamo proprio dalla regular, che è questa classica edizione economica di Planet Manga da 5,20 euro. Come vedete abbiamo Row e Chrome in copertina, sono la coppia dei protagonisti, no? Abbiamo questo anche abbinamento nero-verde che a me in tutta sincerità piace molto. Cosa c'è da aggiungere? In quarta di copertina abbiamo una breve sinossi qua sopra, riprende di nuovo il numero 1, c'è sempre questo gioco di colori con il nero e verde. Abbiamo anche all'interno praticamente il cartoncino colorato al suo interno. Qua abbiamo una breve scheda del personaggio di Zet e qua invece abbiamo delle considerazioni dell'autore, come succede spesso all'interno di diversi manga. La costina, che questa qua, nero-verde, con titolo, numero, autore e editore. E poi, cosa c'è? Il manga praticamente all'interno è bianco e nero. E ci sta, quindi questa è la classica un po' edizione economica di Panini. Andiamo a questo punto a vedere quella che è la variant, no? La variant è questa qua, secondo me è molto molto bella, ha un costo però superiore, 5,90 euro. Ha però praticamente questo effetto di copertina ruvido, molto ruvido, non so se si riesce a capire da qui, però effettivamente è tutto ruvido. E riprende insomma questa illustrazione dal primo volume, dove abbiamo praticamente i nostri protagonisti qua sotto e c'è questa macchina gigante impazzita. Ok, riprende insomma una bella scena d'azione praticamente dal primo volume. L'illustrazione continua anche praticamente in quarta di copertina, come potete vedere. E qui poi in quarta di copertina abbiamo di nuovo la sinossi qua sotto, un piccolo codice a barre con il prezzo, però comunque molto molto carino. E anche in costina l'illustrazione fa un po' da ponte, però in realtà va a riprendere sempre i colori verde e nero, con la scritta però stavolta bianca, anche che avevamo ritrovato insomma nell'edizione regular. Molto molto carino, questa come vi ho detto 5,90, se si spendeva praticamente invece 12,90 c'era anche insieme alla variant il cofanetto di Black Torch. Io ho preso proprio questa edizione per poter mettere anche i volumi di Black Torch al suo interno. Vedete, questo è il cofanetto, qui abbiamo il protagonista, qua abbiamo praticamente lo spirito del gatto che è un altro personaggio incredibilmente importante di questo manga, poi abbiamo il logo sia dietro che sopra di Black Torch, molto molto carino, semplice, senza troppi fronzoli comunque. Sembra anche abbastanza resistente come cofanetto, ci può stare. Mi è piaciuta come iniziativa, devo dire la verità. Andiamo a questo punto a leggere quella che è la sinossi dell'editore, proposta dall'editore in quarta di copertina, così discutiamo un pochino anche del manga, no? Allora, 200 anni dopo la fine della Terza Guerra Mondiale, l'umanità è scomparsa. Il mondo è popolato da Gear, macchine dalle sembianze umanoidi. È in questo scenario post-apocalittico che una ragazzina umana vive insieme al Gear Zet, dall'autore di Black Torch, una brillante serie sci-fi. Allora, la sinossi dice un po' tutto e non dice niente in realtà. Cosa dice? Va a raccontare un po' il contesto, introduce quella che è semplicemente l'ambientazione del manga, non ci dice nulla sulla storia di per sé. La ragazzina in realtà si chiama Roe, vive praticamente in modo anche piuttosto semplice insieme a questo Gear che si chiama Zet, ok? Nelle sue esplorazioni quotidiane Roe va a attivare un nuovo Gear chiamato Chrome. È un Gear piuttosto bizzarro, all'inizio ha una forma diversa rispetto a quello che vedete in copertina praticamente. E che cosa succede? Questo Gear non ha
non ha nessun programma di base, ok? Che cos'è il programma di base? È l'obiettivo base per il quale il Gear lavora, ok? Zet è molto legato a Rowe ed è un robot ricercatore, ok? Studia i comportamenti, anche le emozioni umane, quindi studia sempre questa ragazzina come si comporta. E Chrome inizia praticamente la sua vita insieme a questi due personaggi. La vita tranquilla di tutti i giorni, però, come in tutti i manga, non durerà troppo, no? Non durerà troppo perché praticamente in un ambiente dove l'umanità è praticamente scomparsa, che cosa succede? Succede che molti Gear non ricevono più la manutenzione e finiscono per perdere il controllo. Uno di questi Gear, purtroppo, attacca Zet. Rowe riesce a scappare da Chrome, che, nella difficoltà del momento, inizializza la difesa di Rowe come programma di base. E si trasforma in quel momento in un Gear da battaglia. Un Gear avanzato, dalle sembianze molto più umane, che sono quelle, insomma, che vedete in copertina. Riescono a recuperare il core di Zet, quindi non è del tutto perso questo robot, questo Gear, e i due da questo momento in poi partono all'avventura per riuscire a ripristinare il loro amico Gear, e ne vedranno da qui in poi di tutti i colori. Si prospetta una bella avventura, devo dire che questo primo volume è comunque molto ricco di bei personaggi e di azione, perché non saranno pochi i Gear impazziti che incontrano e logicamente il buon Chrome difenderà sempre Rowe. Mi è piaciuto molto una cosa che è veramente figa, che è l'attenzione alle emozioni e il fatto anche che l'autore cerca di farci riflettere sul comportamento di questi esseri artificiali, sui rapporti che riescono a creare, sui rapporti tra robot e robot, sui rapporti tra robot e umano e anche su quelle che effettivamente sembrano le emozioni di questi Gear. Il tutto poi viene condito da delle tavole che secondo me sono bellissime, soprattutto quando si tratta di azione. L'autore, secondo me, aveva già mostrato notevoli capacità con l'opera precedente, quindi anche con Black Torch, ma qui davvero, secondo me, il disegno di questi mostri meccanici enormi, fino anche alla dinamicità dei colpi e tutto quanto, è davvero una figata. Perché l'autore ha, diciamo, quel tratto sporco, nervoso, che a me piace sempre tantissimo. Infatti mi ha colpito molto. Volevo farvi vedere magari qualche tavola da questo volume per farvi anche capire un attimo di che cosa stiamo parlando. Guardate che belle tavole di azione, per esempio, per farvi vedere qualcosina velocemente, molto 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 belle. Poi magari faccio vedere qualche altro robot, vedete anche questa qua, che è quella che praticamente avete nella copertina della variant, veramente una figata, soprattutto il design di queste creature mostruose, meccaniche. E poi magari posso far vedere un altro personaggio misterioso che appare poi nella seconda parte del manga, che anche questo ha un bellissimo design strafigo. Guardate che tavola, anche questa, veramente veramente bella. Cioè, i personaggi sono incredibilmente imponenti e poi quando si scontrano è davvero davvero una figata. Tutto è un po' in contrasto in realtà con Rowe, che è sempre disegnata in modo dolce, in modo innocente, quindi c'è sempre questa ragazzina innocente e dolce che gira all'interno delle pagine di questo manga. Quindi mi piace un po' anche questo stile che si è un po' addolcito rispetto a Black Torch, perché comunque è un manga che in qualche modo deve trasmettere anche emozioni, un certo tipo di affetto, un certo tipo di sentimento comunque. Il primo volume comunque è molto molto coinvolgente, secondo me, con il classico finale un po' cliffhanger che fa venire voglia, no, di capire cosa diavolo sta succedendo a Chrome, perché proprio sul finale di volume gli succede qualcosa. Un manga che mi ha sinceramente stupito perché, pur essendo, come ho detto, pieno di azione, pieno di distruzione, sa scaldare il cuore in diversi momenti. Ed è davvero piacevole da leggere perché anche il ritmo della narrazione, secondo me, è molto buono.
Molto bello anche il fatto comunque che alla fine dei capitoli l'autore fa diversi approfondimenti anche scritti, ad esempio sulla situazione politica del mondo in cui ci troviamo, su come sono nati e come si sono sviluppati questi Gear, che comunque aiutano il lettore a immergersi ancora meglio nel contesto della storia. Volume quindi super positivo, continuerò sicuramente questa serie che consiglio a chi ama i manga d'azione ma non disdegna anche una certa riflessione emozionale. Voi lo seguirete Art Gear? Lo prenderete? Lo avete già letto? Cosa ne pensate? Iscrivetevi al canale e fatemelo sapere nei commenti.